quando una parola sembra dire che... C'è un'idea nella quale io credo molto, che non è che io ho un corpo, ma forse io sono un corpo e il mio corpo ospita un sacco di parti. Perché in realtà io ho un telefono, ma il telefono lo posso lasciare qui e io andare da un'altra parte. Tutto quello che ho, vero? Se avessi due soldi in tasca li posso lasciare qua e io vado da un'altra parte. Ma il corpo non lo posso lasciare da una parte e andare io da un'altra, vero? Perché faccio questa riflessione? Perché credo che quell'amico di cui citava prima Pirazzoli, il nostro amico Cartesio, ci abbia anche portato, a causa di quel patto scellerato che fece, alla dualità tra mente e corpo. E allora, mentre raccontavo queste cose, un'infermiera che lavorava in questo nucleo di persone in stato vegetativo mi ha detto: ma che belle cose che dice, però mi aiuti ancora un po' di più a capire come faccio a trovare le persone dentro a quelle mummiette di cui io mi prendo cura. Da qui il titolo, perché forse è stata una delle cose più forti che ho vissuto quest'anno. Queste parole, corpi accartocciati, mummiette, l'ho sentito più volte dire. E allora voglio fare con voi una riflessione. Abbiamo bisogno di cambiare i verbi, abbiamo bisogno di cambiare le parole. Non cambieremo il mondo se non cambiamo le parole. Rifletto spesso sulle parole dei piani di lavoro, che sono drammatiche, oscene e violente. Ed è come se dentro a un incantesimo collettivo nessuno di noi si rendesse conto di cosa ha scritto. L'alzata. Era così difficile battere il sveglio? Ma quello che mi fa capire che abbiamo perso proprio la strada è la messa a letto. In italiano, mettere il bicchiere significa prendere un bicchiere e metterlo. E questo vuol dire che, senza rendercene conto, abbiamo iniziato a utilizzare i verbi delle cose sulle persone. Giorni fa ero in una stanza, facevo formazione, a un certo punto arriva un operatore, c'era una signora disabile con noi che era rimasta lì, si vede che le piacevamo. L'operatore è tranquillamente entrato e ha detto: scusate, prendo, e dice il nome della signora. E allora prendo. Metto. E poi improvvisamente una passeggiata è diventata una deambulazione assistita. E via via. I bagni. E allora questo ci dice che se non cambiamo le parole, non potremo cambiare l'anima che muove le azioni intrinseche in quelle parole. Non abbiamo speranza. Potrei dire che il primo compito per casa con cui vi lascio è tornare a casa e divertirvi a cambiare i piani di lavoro. Anzi, mi è venuta un'idea. Tenete d'occhio la mia pagina pubblica domani, perché lancio un concorso. Domani lancio il concorso del piano di lavoro con le parole più forti, potenzianti e ricche di possibilità.
capito una cosa. L'infermiera che ho formato lavora in un pronto soccorso. E tempo fa mi ha raccontato questa storia. Quindi adesso vi racconto due storie. E la prima è la storia di Pietro. Pietro ha 3 anni. 3 anni i bambini ogni tanto ci scappano di mano e Pietro ha un gravissimo incidente. Così grave che ha perdita di materiale cerebrale, arriva al pronto soccorso. Tutti fanno di tutto per salvare la vita a Pietro e fondamentalmente stabilizzano i parametri e Pietro è vivo. Ma l'infermiera mi racconta che in tutta questa frenesia poi a un certo punto si ritrovano lì con il medico che aveva fatto di tutto. E poi questo medico dice, a un certo punto l'ho sentito, ho sospirato e ha detto sì, certo che gli abbiamo salvato la vita, però tutti l'attacco, tutto quello che in qualche modo era stato fatto, diceva che se gli abbiamo salvato la vita, chissà, adesso rimarrà un vegetale. E detto a questa riflessione, no, rimarrà un vegetale, e lei diceva, però insomma, anche a lei in quel momento le sono apparsa. E ha detto, sì sì, però adesso voglio vedere se qua ci fosse la Letizia. cosa diretta. E poi fanno entrare la mamma. Fanno entrare la mamma e improvvisamente questa mamma sta vicino, comincia a carezzargli la mano. E gli dice, Pietro, sono qua. Ti voglio bene, sai. E mentre l'infermiera dice, mentre la mamma faceva questo, improvvisamente tutte le macchine suonano. E allora è andato un caso, no? Siamo andati lì, abbiamo staccato tutto, abbiamo attaccato. Non c'era niente di particolare. E poi risuonano. E così è stato tutte le volte che la mamma si riavvicinava a Pietro. Ed era come se l'infermiera mi ha detto poi a un certo punto, vedi Letizia, se non avessi imparato alcune cose, avrei pensato che le macchine si fossero guastate. Ma poi insieme con i miei colleghi abbiamo capito una cosa, che Pietro forse non capiva, perché ormai con quel cervello che gli era rimasto era difficile dire che mi capisse. Ma Pietro sentiva. Ed era come se quelle macchine che suonavano in qualche modo dicessero alla mamma, mamma, non mi vedrai giocare a pallone, mamma, forse non mi vedrai, non mi laureerò come tu sognavi. Hai tanto pensato che bello che era avere un figlio maschio e portarmi all'altare, ma non ci andrò. Però era come se Pietro dicesse, mamma, io ci sono, sono qui, dentro di me c'è un nocciolino vitale che dice, mamma, puoi continuarmi a volermi bene.